Buongiorno fanciulli belli, siamo qui a Mujeres, sono andato a correre Forticino, ogni caletta dicevo vabbè vado ancora a vedere quella lì, intanto fatto 10 km. Stupendo però correre qua, sensazione meravigliosa. Bello, eh? Non è caldissima comunque. Tra l'altro, fanciulli, ieri sera abbiamo conosciuto due ragazzi italiani che si sono trasferiti a Lanzarote ed è 3 anni che vivono qua e sono arrivati praticamente con una Renault Scenic camperizzata da loro. Se si vuole, si può. Se si vuole si può, esatto. Ieri sera abbiamo fatto aperitivo in questa spiaggia bellissima che è appunto Playa Mujeres, al tramonto. C'era Karima, come vi ho detto prima, si vedeva tantissimo all'orizzonte, però è stato veramente bellissimo. Siamo state fino alle 2 di notte a parlare di sogni, progetti, vita e cose belle. È stato veramente molto bello. Eccoli, sedie, vista mare, tac. Olè, ranichita le ruote, forza. Tuffettino! Raga, allora siamo al Clicos de los Verdes. E adesso andremo a fare tutto il sentiero che costeggia questo vulcano rosso fighissimo e arriveremo appunto al lago verde. Verde perché date particelle, anche vitree, ho visto, che donano questo colore verde. Quindi sono delle particelle che si sono sedimentate sul suolo di questo laghetto. E appunto gli dà questo colore verde che adesso vi faremo vedere se riusciamo a intrufolarci tra un cinese, un giapponese e l'altro. Questo che vedete alle nostre spalle è il parcheggio principale e da lì al laghetto verde c'è veramente una camminata super semplice. Una cosa che volevo dirvi è una tips non tips, nel senso che abbiamo deciso di venire in questo posto all'orario di pranzo. Perché abbiamo detto magari la gente c'è un po' meno gente, il parcheggio è un po' più vuoto. Fortunatamente in questo istante sono appena andati via due pullman, Ah. quindi riusciamo a intrufolarci con un po' meno gente. Però rimane comunque il fatto che è un posto molto molto turistico, quindi o uno viene all'alba o al No. tramonto. Noi non lo vedremo al tramonto perché andremo Esatto. via prima perché tutta questa situa ci sta un po' Ci sta un stretta, po' ecco. stretta, ci fa un po' friggere, vorrei anche alzare il drone, adesso cerco di capire dove mettermi per decollare perché in teoria non si potrebbe, ma è molto bello dall'alto, quindi ora vediamo. Allora, che non si potrebbe, in realtà ne ho già visto uno là che stava volando e Sì, sì, non sì. ci sono cartelli, poi boh. Prima capiamo come la sito e poi la ragioniamo un Poi attimo. ho fame. Anche io. Comunque siamo un po' distrutti perché ieri sera siamo andati da Angelo e Cri, i ragazzi appunto che vivono qua a Lanzarote ci hanno offerto cena, ma una roba atomica, Atomica. atomica. Abbiamo fatto le 4 del mattino. 4:30 per la precisione a parlare di viaggi, di sogni e di Capo Questo è Nord. perché ho gli occhiali neri, ragazzi. Sono gli occhiali neri tattici, era dal, non lo so, da quando avevo 18 anni che non mi mettevo gli occhiali neri. Tattici post serata e Esatto. poi nulla, abbiamo dormito in centro al Recife col van perché ovviamente eravamo lì e non potevamo guidare in quelle condizioni e quindi Big Oz si è rivelato ancora una volta fondamentale, la svolta. Qua, se bevi e guidi, Ah no, a sono. parte che ovunque dovrebbe essere così, però qua Esatto. sono molto severi e fanno molto bene. Esatto, siamo molto a favore di questa cosa. Assolutamente. Sei bella fresca oggi. Stavo incantando sulle onde. Che bello.
è davvero molto verde. Comunque, perdonate il controluce, però può avere molto senso venire a visitare questo bellissimo laghetto verde nelle ore centrali della giornata, perché alla fine il sole alto illumina molto bene il laghetto, quindi si percepisce molto bene questo colore verde che contrasta con il rosso, il rossiccio e il nero proprio del vulcano. E il blu del mare. E il blu del mare. Però sono convinto che questo posto, visto dall'alto, dal drone, sia completamente diverso. Quindi ora andiamo in spiaggia e decolliamo. Incredibile come si sente proprio l'energia sotto le rocce vulcaniche, delle onde che entrano e sbattono. Bellissimo. Sensazione assurda.
Buongiorno fanciulli, vado che luce, spettacolo. Siamo a Los Hervideros, uno dei posti più belli di Lanzarote, dove la forza dell'oceano ha scavato proprio dei tunnel all'interno della roccia lavica e ha formato delle grotte. Bellissimo, veramente, posto strepitoso. Wow. Poi ora ci sono tutte le onde che spingono, sbattono contro le scogliere, atomico. Wow. Comunque questo è un posto che vi consiglio al tramonto, perché il sole tramonta esattamente sul mare, quindi illumina perfettamente le grotte. Ma intanto guardate dietro di me che cazzo si chiude. Però anche all'alba ha il suo fascino, perché comunque il sole sorge dietro il vulcano e fa questa luce proprio bellissima, dorata, è molto molto bello. Infatti ho fatto una dronata stamattina presto all'alba, l'avete vista, spettacolare. Ma mi sa che adesso lo ritiro su, perché sta facendo delle onde il mare pazzesche, quindi voglio fare una ripresa dello zenith dove arrivano le onde proprio bam dentro. Bevo un caffè e alzo il drone, bella. Porca miseria fanciulli, lo show sta continuando, il mare sta spingendo veramente tantissimo. E poi il sole, col fatto che è basso e arriva sulle onde, crea l'arcobaleno ed è veramente bellissima questa cosa qua. Allora, ci avevano avvisato che Lanzarote avrebbe avuto un'energia particolare, molto forte. Ve lo posso assicurare, è tipo 3 ore che sto guardando le onde che vanno a sbattere contro questa roccia vulcanica e non mi stanco, continuo a stare qua a guardarle ed è bellissimo tutto questo. Ma buongiorno principessa, ci siete svegliati? Sì. Wow. Ora sono pronta per fare la colazione. Io 3 ore che guardo le onde, molto belle, sono anche molto io. Forti. Ti ho visto che andavi poi tutti là, poi tutti qua, poi tutti là, poi tutti qua. Poi io ti facevo ciao, tu non mi guardavi. No. Che non mi guardavi. Che belle che sono farfalline. Che belle, perché ieri c'erano tante libellule e allora ho messo le cose così per fare. Belle, molto belle. Dovete sapere che Veronica ha un vizietto: la mattina vuole svegliarsi con il caffè e le briscine, e quindi abbiamo preso queste al Mercadona. Penso, è il mio unico mio vizio. Bello vertical, va! Porca troia! Missione tramonto sulla montagna negra. Stiamo salendo e così, dritto come... Forza!